ancora i primi due vincitori, Bruno Baghe e Shakero. Allora, le semifinali saranno così. 2 minuti ai quattro quarti alternati, dove dovete impersonificare due personaggi che hanno votato nella storia. Ok, quattro quarti. Dopodiché 4 minuti e 4 quarti liberi, se molto semplice. Ok? Allora, la prima storia ha visto un plebiscito per cui Shakero impersonificherà la regina Elisabetta. Mentre la seconda è stata più combattuta, ma diciamo che black humor ha prevalso anche qui, perché Bruno Baghi interpreterà Piero Angela. 3, 2, 1. Ma non solo, lunga vita alla regina Elisabetta. Merda! Però posso farcela! Ed è così che sono diventata un'angela! Sono io, Angela, demente. Mi dispiace veramente sempre. Esaminiamo la testa di sto esemplare demente. La flora è permanente, ma qui dentro la fauna è inesistente. Ho detto bene con parola rivista. Mi hanno seppellito a sinistra. Tu lo puoi pure documentare come Lady Diana morta in un sinistro stradale. Un sinistro stradale? Qualcuno un incidente lo potrebbe anche fare. Non me ne parlare. Il tacco dello stivale entrerà nel culo di Cassino Capitale. Cassino Capitale? Ma non parliamo di fiscele con questo nano che dice spesso mio hermano. Infatti il giorno in cui la TV trasmette in chiaro Piero Angela in Esplorando il Corpo Umano. Fratello, lasciala. Brunelleschi, sai che di flow sta barra alla lastrica. Se a ribaltare la tua carrozza di merda c'è riuscito Ver Simpson, può farcela Piero Angela. Vieni dire con cuore forza, perché in fatto di muscoli non mi sembri molto esperto. E certo, quando non tornavo a casa il figlio lo guardava e diceva: questa casa non è un Alberto. Ma che sei serio? Io a te ti faccio un occhio nero. Io sono Piero Angela, tu così ignorante che tua mamma ti dice sta casa non è un alberghiero. Un alberghiero? Non mi fotti perché già sai che non mi fotti perché c'ho lo stile vario. Il mondo non lo salverà Goku ma un documentario. Un documentario sopra il microfono. Però comunque vorrebbe competere tipo con me. Se arrivo quel logico, uomo, non ti fotterò. Non ti fotto, non perché non ti fotto, ma perché non sono necrofilo. Non sei necrofilo? Io ti batto in gara come un documentario su un capibara. La situa è strana, tanto che trasformo Bruno Bug in Bruno Ba King Palace. Ma King Palace è una ultra. Capriti, colline, seta, ultra. Parte la distrutta. Con sti denti da castoro, più che per l'angela ti mando su Scienza Brutta. Casino! 4 minuti, parte Bruno, chiede Shakero. Ci sei, Zinif? No, scendo la scaglia! Yo, yo, yo! Vedere tipo non ha qualità, lo sai che ti troppo suonato originale per te Bruno Bug, non me ne conto una minchia, lo sai che io rappresento fisso metto il manifesto e io la prima la comincio con tutti perché lo sai sono conosciuto per questo. Io rappresento Carpo, sai che esiste il Carpe Diem, il che è indecente, la differenza è come te e il Carpe Diem e il Carpe Riem, perché a te manca la R. La differenza tra te e le scarpe mie è la merda che sta sotto, anzi neanche quella. Yo yo, manco quella come questi. Sai che ti sconvolgo gli scloroplasti. Dimmi in quanti siete rimasti. Ti batto con i trucchi che premo la RR mentre mangio un Big Tasty. Ma che Big Tasty? Sì, al massimo tu le tasti, il punto G. Tu sei un pezzo di merda, non puoi fottere. Non parlare di trucchi, sono così duro che si gea all'inizio all'automobile. Come GTA già lo sai. Non sarò il campione del cap, nemmeno quello del freestyle. E nemmeno tu, perché quello è Kain. E vedi di non ascoltarlo mai. Non ascoltarlo mai. Ai, ai. Uomo,
mi dispiace, non sei lesto, sei fesso. Non sei il campione del carpe, non penso, ma di sicuro non di questo. Non di questo tipo il decimo, eppure riesco a farlo perché sono abile. È la guerra contro le macchine. Il freestyler più scopatore d'Italia contro quello più scopabile. Che quello più scopabile, ti giuro, Bruno, questo è sfigato. Un posto sballato, sei tu quello più scopabile perché c'è il cazzo nel posto sbagliato. Ti butterò fuori dalla batola, analisa di cielo, dovevi andare via, era bellissimo, bellissimo! Ma che bellissimo, bellissimo, sfigato Bruno Batlo, sai che dopo ti ha ammazzato, amico è trapassato, io peloso contro quello del maglione della nonna, Natale è passato! Il maglione della nonna, prova a dirlo con la dovuta calma, sono la nonna che ti serve la pappa, come da programma, il maglione della nonna, le sbagliature della mamma! I tuoi soldi, rimedia ai tuoi bisogni, sei un poveretto, così tanto che il tuo sogno nel cassetto è un cassetto in cui mettere i tuoi sogni. Scemo, mi dispiace amico mio, ma comunque c'è il flusso alieno. Io a te ti ho fatto un occhio nero. Guarda che in passato hai posato il microfono per molto meno. Ho posato il microfono, questo non lo so perché è bella sta battuta, una figata. Il pubblico che si gasa, peccato che la mangi usando il microfono come posata. Che vuoi che dica? Non rispondo a nessuna tua rima, perché tu sei un cesso di Trenitalia. Ti cacco solo se non c'ho alternativa. Ti posso raccontare, io non ci cavo in un treno nazionale. Sapevi che mio Filippo cugino si è fatto male, c'è pure lui, ma tanto vale. Lascia perdere Brunello, a te ti scretola, amico mio ti smolecola. Altro che handicap, il tuo freccia rossa diventa un freccio marrone. Qui c'è una freccia di Legolas. La freccia di Legolas, mi sa che non mi batte il microfono, ti entro dentro come uno speleologo. Non prendi un freccia rossa ma un freccia roscac quando vai dal tuo psicologo. Tacci coglione, a me mi pari soltanto un cassone. Non parlare di speleologia, ti apro così tanto il culo che c'è la caverna di Plutone. Come quella di Problemone, ti ricordi prima il rewind nella competizione? Sei così sfigato che al trenino di Capodanno tu hai beccato il controllore. C'è così ridicola che sembra una voce in capitolo. Come capire le donne? Yo yo yo, come capito io non l'ho mai capito e tantomeno ho mai captato. Giusto c'è sta il refrato che sembra il DJ a quando gli salta il serato. Il primo finalista del Carpe Riem volume 10 è...